a tutti amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo un secondo e contorno velocissimo con questi ingredienti: 400 g di salsicce che ho tagliato a pezzettoni, 600 g di patate rosse che ho tenuto una mezz'ora nel congelatore dopo averle tagliate, un cucchiaino di curcuma, alcune foglie di salvia, 3 spicchi di aglio rosso in camicia, del rosmarino tritato, 100 ml di vino bianco, sale, pepe, olio e il nostro magic cooker. Procediamo! Mettiamo l'aglio in camicia nella padella, appena un filo d'olio, copriamo col nostro magic cooker e facciamo scaldare per 2 minuti a fiamma al massimo. Bene, la padella è calda, scopro ed aggiungo le salsicce tagliate. Ricopro con magic cooker e le faccio rosolare così per 1 minuto. Ecco qua, minutino passato, fermo il tempo, stavo tagliando le foglioline di salvia. Scopro rapidamente, giro un attimo e sfumo col vino bianco. Un goccino lo tengo da parte, ricopro, lascio sfumare il vino per 1 minuto. Ecco qua, minutino passato, andiamo a vedere. Oh, bellissimo. Allora, una presa di rosmarino tritato, un pochino di salvia tritata, aggiungo le patate, vediamo per bene, ancora un po' di sale, pepe. Copriamo con magic cooker, facciamo partire 8 minuti di tempo, di cui primo minuto fiamma alta e successivi a fiamma media. Primi 8 minuti passati, scopro, do una girata, una piccola giustatina di sale, aggiungo il cucchiaino di curcuma, metto l'altro goccettino di vino che ho tenuto da parte, ancora rosmarino e il resto delle foglioline di salvia tritate. Giro per bene, elimino l'aglio, quindi ricopro con magic cooker, lascio a fiamma media e proseguo la cottura per 8 minuti. Ulteriori 8 minuti passati, facciamo un controllino. Ah, direi proprio che ci siamo, eh. Allora, aggiustiamo poco il sale. Una generosa spolverata di rosmarino tritato. Non resta che ricoprire col nostro magic cooker, spegnere la fiamma, scostarsi qui sul tavolo dove lasciamo riposare il tutto per 1 minuto prima di servire. Benissimo, siamo pronti, scopriamo. Ecco qui il risultato bellissimo che andiamo a mettere subito nel piatto. Una curcuma ci fa colorare un po' il piatto. Il rosmarino tritato. Pepe. Una guarnizione. Ed ecco pronta la mia idea di secondo piatto di oggi, di queste salsicce con patate, preparate sempre in poco tempo con il metodo di cottura Magic Cooker. Grazie a tutti e a tutte per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!